Come tracciare i macronutrienti e soprattutto perché dovresti farlo se vuoi dimagrire e vuoi avere risultati concreti? Te lo spiegano i nutrizionisti più amati d'Italia in questo video. Il tracking o tracciamento dei macronutrienti è quella specie di arte, chiamiamola, perché non è una scienza vera e propria, che riguarda il gestire il proprio fisico, gestire la propria condizione del metabolismo, gestire la propria condizione di aumento peso, perdita peso e così via, in maniera semplice, grazie al registrare nella propria, diciamo, giornata ciò che mangiamo su un diario alimentare. Perché ti dico che è un'arte e non una scienza? Perché ogni singolo cibo che noi ingeriamo si può scomporre in dei macronutrienti, cioè carboidrati, grassi e proteine. Il totale di questi forma le calorie che noi consumiamo durante la giornata. Ora, ci sono tantissime filosofie nutrizionali, tantissime diete in giro. Noi abbiamo fondato quella che si chiama la dieta flessibile. La dieta flessibile si basa sulla scienza e poi sfrutta l'arte del tracciamento dei macronutrienti per gestire la propria condizione fisica corporea. La dieta flessibile si basa sulla scienza perché la biochimica dice che il corpo funziona a calorie. Ci sono migliaia di studi che dicono questo, ci sono migliaia di diete che provano a smontare tutto questo e a spiegarti il contrario. Ragazzi, non è così. La scienza dice che il nostro corpo consuma energia misurabile in chilocalorie e nel nostro corpo inseriamo energia sotto forma di alimenti misurabile in chilocalorie. Il discorso è che noi ogni giorno abbiamo un consumo diverso, noi ogni giorno facciamo delle cose diverse, quindi sfruttiamo la scienza sicuramente per appoggiarci a questo, ma poi noi seguiamo una filosofia nutrizionale dove dobbiamo raggiungere ogni giorno dei budget di macronutrienti, cioè di carboidrati, grassi e proteine, tracciando la nostra giornata. Il tracciare vuol dire che inserisco il cibo che assumo, stimando ovviamente le quantità o magari pesandole, che sarebbe decisamente meglio soprattutto all'inizio quando non sei esperto, e inserendo in un diario alimentare che oggi, per fortuna, a livello tecnologico ci assiste tantissimo la tecnologia, gli smartphone, e esistono delle app di cui adesso ti parleremo per registrare ciò che mangi e convertirlo facilmente in macronutrienti. Seguire questa filosofia nutrizionale è un'arte, non una scienza, per il semplice fatto che ovviamente non sarai mai precisa al 100% sul tracciamento dei macronutrienti. Le etichette e i cibi non saranno mai precisi al 100% su tutto ciò che ingerisci e il tuo consumo non sarà mai uguale ogni singolo giorno. Ma, come dicono i marinai più esperti, avere una direzione è sempre meglio che navigare a vista, perché comunque hai un'idea di dove stai andando, hai una bussola che ti guida, poi se vai un po' fuori strada non è un problema, l'importante è che hai comunque un'indicazione molto più precisa che mangiare a sensazione, mangiare quello che ti va o mangiare semplicemente poco per cercare di controllare la tua dieta. Quindi la dieta flessibile è comunque molto più scientifica rispetto a tutte le altre diete che si basano su concetti come eliminare cibi, togliere determinate categorie di alimenti, magari togliere semplicemente dei cibi come tutto ciò che ha glutine, ciò che ha lattosio e così via, per varie teorie strampalate che sono in teoria corrette solamente per certe categorie di persone o certe problematiche specifiche e non adatte a tutti come la dieta flessibile perché si appoggia sui concetti scientifici. Ma quindi, come facciamo ad applicarla in pratica questa dieta flessibile? In questo caso, una app è quello che viene in nostro aiuto. Fortunatamente, un tempo si usavano i diari scritti a mano, si prendevano dei quaderni, si scriveva un po' che sto mangiando e si segnava sul quaderno. Fortunatamente la tecnologia fa passi da gigante e ora ci ha fornito degli strumenti semplicissimi che utilizzi praticamente anche tu ogni giorno, che sono le app. In questo momento ne stai utilizzando una sicuramente per guardare questo video, e ti sorprenderà sapere che ci sono anche delle app che ti consentono di capire cosa stai mangiando, quanto devi mangiare e come arrivare al tuo obiettivo di dimagrimento in modo facile e veloce. Le app sono uno strumento fantastico, sono dei diari e ti aiutano a renderti già conto di cosa stai mangiando, degli errori che commetti nella tua alimentazione quotidiana e di cosa puoi migliorare. Come funziona idealmente un'app? È proprio un diario digitale. Non dovrai fare altro che scaricarlo, inserire i tuoi dati e da quel momento ti darà un'idea grossolana, molto approssimativa, di cosa devi mangiare, di quante calorie, di quanti grassi, proteine e carboidrati devi mangiare. Ti sottolineo che è molto approssimativa e molto grossolana, naturalmente, perché non è un dottore, non stai parlando con un dottore che ti dà
una direzione precisa, un conteggio preciso per il tuo scopo, ma sappi che darà più o meno a tutte le persone le stesse indicazioni, giustamente. Ma già solo questo ti aiuterà a capire, per esempio, che se tu fino a questo momento sei stata convinta di aver mangiato in maniera ottimale, in maniera giusta, in maniera sana, fit, pulita, magari inserendo quello che mangi all'interno dell'app, ti rendi semplicemente conto che hai mangiato più carboidrati di quelli che ti puoi permettere, più grassi, molte meno proteine, e già ti dà un quadro chiaro del perché non hai raggiunto i tuoi obiettivi fino ad oggi. È un'app come funziona essenzialmente, non è altro che una raccolta di database di alimenti che ti consente appunto di inserire tutti i cibi del mondo, tutti i cibi che puoi trovare a disposizione all'interno dell'app. In questo modo puoi creare veramente una giornata alimentare, puoi inserire quello che mangi, dalla pizza piuttosto che, non so, un affettato magro che trovi al supermercato. Semplicemente inserendolo all'interno dell'app ti dirà questo nutriente, questo cibo, quanti nutrienti ha come proteine, carboidrati e grassi. Esempio spicciolo: un pane confezionato, lo prendi, lo inserisci all'interno dell'app, scrivi che stai mangiando quel determinato pane e ti dirà questo pane che tu vuoi mangiare ha questi carboidrati, questi grassi e queste proteine. In questo modo, in modo davvero semplice, davvero facile, puoi sommare tutti gli alimenti della giornata e vedere di avvicinarti il più possibile ai tuoi obiettivi. Ora, è naturale che ci sono tantissime app sul mercato e purtroppo queste app hanno tutte un enorme difetto, che essendo dei database aperti, chiunque inserisce cibi, inserisce alimenti, anche personali, anche creati in modo del tutto casuale, quindi è possibile che tu vada a trovare un alimento con dei valori completamente scorretti, completamente sbagliati, o anche senza valori, solamente con le calorie. Non ti dovrebbe sorprendere trovare magari un panino che dovrebbe avere 50 grammi di carboidrati, inserito da un'altra persona che magari poverina non sa leggere bene l'etichetta, o magari ignorante, o magari non sa che il pane ha dei carboidrati e scrive carboidrati zero. Ok? Di conseguenza, inserire un alimento del genere potrebbe mandare completamente a monte la tua dieta. E allora, come Mario e Valerio, i tuoi nutrizionisti preferiti, sono venuti in aiuto dell'Italia? Ragazzi, abbiamo investito parecchi soldi per migliorare l'esperienza degli utenti che seguivano la dieta flessibile, perché giustamente, avendo portato questo sistema in Italia della dieta flessibile, del tracciamento dei macronutrienti con le app, tantissime persone si ritrovavano a utilizzare varie app sul mercato, magari app prevalentemente nate dal mercato americano, poi tradotte anche in italiano, magari anche dalle multinazionali. Quindi quello che è successo è che intanto i database dell'Italia erano molto sporchi, e poi il fatto che queste app erano prevalentemente mirate a pubblicità, versioni premium, quindi tantissimi difetti per chi utilizzava soltanto la versione free, quindi quella gratuita, e tantissimi difetti per chi magari voleva un'esperienza semplice e facile nel territorio italiano. Per questo noi abbiamo studiato approfonditamente come funziona l'esperienza degli utenti, l'esperienza delle persone che seguono la dieta flessibile. Abbiamo elaborato un sistema, tramite la nostra app Dieta Flessibile, che rendesse semplice a tutti gli italiani fare questo. Con lo studio di quelle che sono le abitudini delle persone che seguono la dieta flessibile, i sondaggi sui nostri clienti, sulle migliaia di persone che ci seguono, abbiamo finalmente poi investito una buona parte nei nostri capitali per creare un'app mirata proprio ad aiutare gli italiani. Intanto l'abbiamo fatto senza alcuno scopo specifico di lucro, infatti non c'è pubblicità o nessuna versione premium nell'app. Questo già ti renderà felice del fatto che tu puoi accedere all'app e utilizzare tutte le funzioni senza dover pagare una versione. Totalmente gratis. Una versione, diciamo, superiore con pagamento. Una delle cose che a noi interessava principalmente era proprio quella di poter inserire in maniera personalizzata i propri macronutrienti, quindi carboidrati, grassi e proteine, e ovviamente le calorie, in base a quelli che sono i dettami o dei professionisti, magari di dieta flessibile, che ti aiutano a fare questo, o dei calcoli che tu hai fatto tramite i nostri programmi, i nostri corsi o le tue conoscenze. Un'altra funzione fondamentale era quella di dare alle persone la possibilità di avere un database pulito, cibi realmente per come sono. E questo l'abbiamo fatto appoggiandoci soltanto ai database ufficiali, quindi quelli della INRAN, per esempio, che sono validati dal Ministero della Salute, oppure quelli inseriti dagli utenti che passano la validazione del team di nutrizionisti di dieta flessibile. Quello ovviamente è un lavoro enorme che stiamo facendo per riempire e popolare tutto questo con i cibi dei più usati dagli italiani,
E la cosa più bella è che una volta che trovi un cibo sei certo che sia corretto, perché è passato sotto lo sguardo attento dei nutrizionisti dieta flessibile, che possono sbagliare la valutazione con la fretta dello 0,00001% dei valori. Pertanto è praticamente certo che ciò che trovi è corretto. E questo ha permesso a tantissime persone di risolvere gli errori nel tracciamento dei macronutrienti. Tantissime persone che intraprendono i percorsi di coaching nutrizionale con noi, ad esempio, prima di avere il proprio coach che confrontasse ogni giorno ciò che facevano, hanno scoperto che sbagliavano in continuazione, perché magari inserivano i cibi, erano convinti di raggiungere i propri macronutrienti, poi per vedere il diario, uno dei nostri coach analizza il diario e vede che quel cibo, mannaggia, è stato inserito in maniera errata. Quindi hanno mangiato quel cibo convinti che contenesse quelle cose, in realtà non era così. E questo ha sabotato i risultati che magari tardavano ad arrivare. La persona dice: ma perché non arriva i risultati, io faccio tutto correttamente? E abbiamo visto che veramente tanta gente faceva questo errore a causa dei cibi impostati in maniera scorretta. Quindi l'app di dieta flessibile, che se non hai ancora, trovi qui sotto il link in descrizione, di sotto del video, ti permette di risolvere tutte queste problematiche e inoltre ha tantissime funzioni che possono piacere a noi italiani, proprio sviluppate per il nostro mercato, e che servono esattamente a renderti semplice il percorso con dieta flessibile e con il tracciamento dei macronutrienti, e farti diventare un maestro dei macro, per capire così come rendere semplice l'esperienza di utilizzare un diario alimentare e gestire la tua dieta in modo estremamente flessibile, che ti permette di avere più gusto, più godimento e di goderti i momenti con gli amici, la famiglia, senza lo stress delle diete restrittive. Quindi ora sai che c'è un'app ufficiale, validata al 100%, che riduce a zero gli errori dei cibi e gli errori di inserimento, che ti può garantire risultati eccellenti sul tuo fisico. E voglio dirti anche che hai a disposizione uno strumento fantastico se vuoi imparare a capire come funziona la dieta flessibile, se vuoi imparare a capire quante calorie, capire come calcolare esattamente le calorie e i nutrienti per il tuo fisico, piuttosto che affidarti, diciamo, ai calcoli grossolani dell'app, e quindi vuoi risultati certi sul tuo fisico, hai uno strumento fantastico a disposizione che è il manuale completo alla dieta flessibile, che è un manuale che ti spiega, con un manuale digitale e dei video specifici, chiari e semplici, ti spiega esattamente come da zero impostare la dieta flessibile sulle tue specifiche esigenze. Quindi non aspettare oltre, se sei seriamente intenzionato a eliminare i chili di grasso di troppo una volta e per tutte, vai giù in descrizione, clicca, acchiappa ora l'offerta, acchiappa ora l'app gratuita dieta flessibile e inizia il tuo percorso di dimagrimento. Con questo video hai quindi capito come tracciare i nutrienti senza alcuna possibilità di errore, più o meno, dopo che farai pratica. Quindi riguarda attentamente le informazioni di questo video e condividilo con tutti i tuoi amici, dacci ovviamente un pollice in su come sempre per farci capire quanto apprezzi il nostro lavoro e la divulgazione che facciamo per queste informazioni importanti per tutta l'Italia. Seguici sulle pagine Instagram, Facebook e YouTube per le informazioni di Dieta Flessibile Italia, che ti forniscono ogni giorno contenuti utili sulla tua nutrizione, stile di vita e allenamento. Per questo video è tutto, un caro saluto da Mario e da Valerio di Dieta Flessibile Italia.